L'episodio si è verificato ieri alle ore 16, in un pomeriggio di una domenica, dove in un ambiente privato un cane da compagnia è stato aggredito da un lupo. Purtroppo non è la prima aggressione che fanno i lupi e che stanno anche aumentando di frequenza in quanto vengono attaccate pecore, vengono attaccate capre, vengono attaccato pollame, quindi c'è anche un grosso danno nei confronti degli agricoltori del posto, nonché delle attività economiche. La preoccupazione è tanta perché in quel momento c'era un cane che poteva essere anche accompagnato da un bambino. C'è stato un forte incremento di lupi negli ultimi 20-30 anni, da che sembrava fossero in estinzione. Oggi ci ritroviamo con una situazione da dove il lupo è su tutto il territorio e pertanto ci preoccupiamo perché a fronte di questa modifica della localizzazione di questo animale che è un predatore, potrebbero verificarsi secondo noi anche degli accoppiamenti con cani, quindi gli stessi lupi che non sono coloro che dovrebbero attaccare l'uomo, potrebbero in una soluzione ibrida rischiare di avere una nozione diversa sul percorso legato all'uomo. E quindi questo ci crea grosse, grosse preoccupazioni, tant'è che la legge del 92, pertanto sono passati ormai 30 e più anni da quando si studiava come gestire questo predatore e oggi forse è ora di cominciare a rimonitorare quella legge che è ministeriale, nonché valutare nuovi censimenti. Il lupo continua ad aggredire animali, in questo caso era un piccolo animale domestico, Margot, che dal veterinario ha subito un intervento e speriamo che si risolva tutto al meglio. Prego i titolari, i proprietari di questi cani di tenerli a guinzaglio in modo tale che fossero tutelati, a quel punto il lupo difficilmente potrebbe aggredire qualsiasi altro animale se c'è l'uomo in presenza. E naturalmente prego le istituzioni di cominciare a pensare il prossimo futuro sulla questione lupi, sull'eventuale situazione che purtroppo ci vede sempre più coinvolti in quanto i numeri sono in aumento, le aggressioni sono in aumento, le aggressioni presso pollami e quant'altro che sono limitrofe alle nostre abitazioni sono in aumento. Le preoccupazioni sono sempre maggiori e la guardia deve essere assolutamente alta. In questo chiedo sostegno alle istituzioni preposte, quindi Regione in primis per quanto riguarda il monitoraggio e il governo, quindi lo Stato centrale, per una potenziale modifica della legge del 92.